bambini, lavoratori, cristiani. Queste sono le tre parole che fanno parte del nome dell'associazione e del movimento del Mantoc e che li caratterizzano. Un'esperienza molto importante per me come insegnante e come accompagnatore di questi ragazzi anche che sono venuti, che sono cambiati in modo significativo, in modo cosciente anche in questa piccola esperienza. Essere piccoli costruttori, c'è stata questa possibilità, no? Di vedere come siano questi bambini, questi adolescenti, costruttori di qualche cosa di grande, della città del cielo, ma anche della città del cielo che si inizia a costruire qui sulla terra. Infatti, io in qualità anche di sacerdote, mi sono trovato nell'inaugurazione anche delle due nuove sedi che hanno costruito in questi ultimi anni, grazie anche alla collaborazione, al contributo della COP e dell'ARCI, mi sono trovato proprio a condividere con loro qualcosa di grande e sono convinto, sono certo che sapranno, attraverso una formazione attenta a tutto tondo, poter essere le nuove generazioni del futuro già presenti qui oggi. No, è tutto lì, è bueno. Quindi secondo me. Sarà che sono cresciuto in una società diversa, ma sono abituato a vivere che un bambino cresce e fino a 18 anni circa va a scuola e da lì può continuare un percorso di studio o iniziare a lavorare, ma non mi riesce a pensare che lo possa fare prima. E se per noi è giusto la realtà, no, dei bambini lavoratori qui? Giusto, Marco? È stata contestata la pregunta del Io penso che, a differenza di Sandro, che la realtà qui è quello che fanno loro, quindi l'unica, cioè, le cose, il Mantoc, il lavoro minorile dignitosamente e lo studio qui è la cosa migliore. Quindi c'è solo il Mantoc è la cosa esemplare, però uno si deve domandare in generale se queste condizioni prima o poi miglioreranno, cosa succederà dopo. Io penso che anche in Italia un bambino più responsabile, per quanto lo possa essere, si debba comunque portare avanti a farlo. Estábamos conversando aquí con el amigo, el que está aquí encargado de toda la filmación. Creo que hay un tema que vemos importante, la comunicación, la relación mutua a través del internet, a través del sitio web. Y creo que hay que aprovechar este instrumento de comunicación para poder relacionarnos más, para poder reflexionar, para poder haber acciones conjuntas, entre ambas experiencias. Un'altra grande cosa importante, come diceva Massimo, oggi ne stavo parlando con Olga sul pullman, il fatto del mantenersi in contatto, no? Abbiamo a disposizione un grande mezzo che è quello del sito web, quindi perché non continuare a mantenersi in contatto tramite quello, in modo da poter comunque continuare a riflettere insieme, no? Continuare insieme questo percorso di crescita. Chico, nuestro socio, lo de Archi, del Unicop, y estos jóvenes con el Mantoc y con los jóvenes peruanos. Grazie perché ritorno davvero con tanta voglia di fare, con tante idee, se ne è parlato tanto con Daniela, di fare tante cose per il Mantoc e per i giovani peruviani. Muchas ideas. Mi compañeros de Italia me escribieron un mensaje al móvil diciendo: Mira, Gianluca, ¿por qué no se podría hacer en nuestras ciudades operaciones como mi barrio limpio? Sería muy interesante. Mi hanno scritto dicendomi: Perché non si fanno anche in Italia cose come il barrio limpio? Perché sarebbe molto interessante. Eso significa che il nostro interscambio è un interscambio reale e non è solo un interscambio retorico di idee, ma anche di cose che si possono fare per concreto, che si possono fare concretamente. E vorrei ringraziare anche i nostri ragazzi, Quería dar las gracias también a los chicos, cioè gli a studenti los chicos italiani, italianos. perché questa settimana è stata molto intensa. ¿Por
Che questa settimana è stata molto intensa. E a ognuno di noi sembrava che fosse passato un mese da quando ce ne siamo andati dall'Italia. E cada uno parecía que había pasado ya un mes cuando se fueron de Italia. Una giornata valeva due. Una cada semana valía como dos. E quindi li ringrazio perché sono stati bravi, perché non si sono lamentati, perché si sono adattati, perché hanno dimostrato responsabilità. Entonces gracias porque han sido buenos, no se han quejado, se han adaptado y han demostrado responsabilidad de verdad. E dunque ecco, un grazie davvero a tutti, ai ragazzi del Mantocca, ai collaboratori, ai ragazzi che ci hanno accompagnato, a Milton, a Miguel, a Fabiola. A Fabiola. Perché ci sono stati vicini. Io devo dirvi che la prima volta che ho sentito parlare Nilton in Italia mi sono veramente commossa, perché ho percepito nella verità delle sue parole. E entonces gracias a todos, a Nilton, a Miguel, a Fabiola, a todos los que nos han acompañado. Sobre todo porque cuando ella ha escuchado a Nilton hablar en Italia si ha conmovido. Perché ho visto la potenza di quello che insieme le persone possono fare per mutare le cose. Perché ha visto la potenza di come le persone possono lavorare juntos per cambiare il mondo, per cambiare le cose. Quindi noi pensiamo di fare tante cose quando torniamo, non sono promesse vane, le scriveremo, le vaglieremo e ve le faremo sapere, alcune le abbiamo già dette stamattina. Entonces ellos quieren hacer de verdad las propuestas que nosotros hemos dicho ahora, no son propuestas así en el aire de verdad, sino concretas. Credo che questa relazione continuerà a crescere anche in un assoluto rispetto delle reciprocità. Y esa relación seguirá creciendo en total respeto de la reciprocidad, ¿no? Grazie a tutti perché è stato un vero piacere stare con voi. Gracias a todos porque ha sido un gustazo estar con nosotros.